Sindaco, oggi Montisilvano premia sui due cittadini che si sono distinti nel mondo dello sport, sono i primi premiati del 2022, è un avvicinamento a un percorso di premiazioni, poi li rincontrerete alla fine di quest'anno. Sì, oggi abbiamo premiato in ordine temporale chi si è distinto a livello nazionale, ma anche a livello internazionale, a livello sportivo, nel 2021. Quindi chiudiamo con le premiazioni di oggi, benché abbiamo sforato di qualche mese, un percorso iniziato dalla nostra amministrazione che vuole rendere merito agli atleti che nel corso dell'anno hanno raggiunto degli traguardi importanti. Peraltro questo è un percorso che è stato condiviso da tutte le forze politiche che siedono in Consiglio Comunale, un percorso che vuole appunto dare importanza con dei requisiti ben definiti agli atleti che si sono distinti durante l'anno. Il percorso in realtà avrebbe voluto una manifestazione denominata l'atleta dell'anno a cui avrebbero partecipato tutti coloro che premiati durante il 2021, ma le condizioni che purtroppo la situazione che stiamo vivendo non ci ha consentito questa cerimonia, che però contiamo, sperando di uscire da questo tunnel, di poter portare avanti nel 2022. Consigliere, quest'oggi lei entra in quest'aula non nella veste di consigliere comunale, ma per essere premiato in quanto pilota che ha vinto la Coppa Italia di Rally 7. Sì, sicuramente è una situazione un po' anomala, però comunque piacevole. Sì, quest'anno, nel 2021, ho vinto la Coppa Italia settima zona nella mia categoria, che è la Racing Start 2000. E sicuramente, insomma, è comunque un bel momento, perché poi ogni sportivo corre sia per il piacere che prova durante, insomma, proprio il momento, ma anche poi per il riconoscimento finale, e quindi insomma, è una giornata comunque piacevole per me. Giulia Cilli, vincitrice degli assoluti FIGC categoria Silver, in che specialità? Ho vinto nella trave, nel volteggio e nell'all around concorso generale. Oggi sei stata premiata dalla tua città, che ne pensi? Sono molto contenta.